Buongiorno a tutti e benvenuti alla settima puntata del corso sul linguaggio Basic. È una puntata molto pratica. Oggi vediamo come creare uno sprite per il Commodore 64 con SpriteMate in maniera veramente semplice e veloce. Tramite un programmino in Basic muoviamo lo sprite sul monitor con la tastiera e con il joystick. Ma che cos'è uno sprite? Beh, lo sprite è un oggetto grafico. È una matrice di punti che viene definita in opportune aree di memoria del computer. Lo sprite può essere disegnato o spostato sul monitor in maniera indipendente dalla schermata sottostante. Iniziamo ad utilizzare SpriteMate per creare uno sprite per il nostro Commodore 64. Per usare SpriteMate e creare uno sprite non serve il Commodore 64, occorre un PC con accesso a internet. Andiamo su www.spritemate.com. Ci si apre un pannello con molte funzioni interessanti. Innanzitutto definiamo che tipo di sprite vogliamo disegnare per il nostro Commodore 64. Dal menu Sprite possiamo decidere se lasciare lo sprite con solo un colore oppure se scegliere lo sprite multicolor. Relativamente alla dimensione degli sprite, quelli con un solo colore sono di 24x21 pixel, i multicolor sono da 12x21 pixel. Scegliamo lo sprite multicolor. Oltre allo sfondo trasparente è possibile definire tre colori per disegnare l'immagine. Voglio disegnare un aeroplano. Ovviamente voi potete disegnare l'immagine che più preferite. Procediamo a disegnare lo sprite per il Commodore 64. Scegliamo i colori. Come colore standard, indicato come individual, scegliamo ad esempio il giallo. Clicchiamo su Multicolor 1 e selezioniamo il verde scuro. Clicchiamo su Multicolor 2 e selezioniamo il verde chiaro. Non utilizzo il blu, dato che il programma in Basic che muove lo sprite, che vedremo dopo, non cambia il colore di sfondo del Commodore 64 e quindi si confonderebbe. Proseguiamo a disegnare il nostro sprite. Lo disegniamo utilizzando tutta l'altezza e la larghezza disponibile, dato che il programma in Basic è calibrato per la dimensione intera. Selezioniamo il primo colore ed iniziamo a disegnarlo utilizzando lo strumento Draw matita. Se sbagliamo, è possibile utilizzare lo strumento Erase, la gomma, per cancellare punti errati. Per selezionare i colori, non dobbiamo più utilizzare tutti i colori disponibili, ma solamente quelli che abbiamo selezionato su Individual, Multicolor 1 e Multicolor 2. Ecco, l'aeroplano è bellissimo, mi sento quasi un artista. In corso d'opera possiamo anche cambiare la definizione dei colori. Ad esempio, se vogliamo sostituire il giallo del colore individual con il nero, clicchiamo su Individual e ridefiniamo il colore. La stessa procedura è applicabile ai multicolor. Selezioniamo la doppia larghezza e la doppia altezza. Il Commodore 64, infatti, permette di raddoppiare la dimensione degli sprite. Il programma Basic per muovere lo sprite è calibrato sulla doppia dimensione. SpriteMate supporta anche la definizione di più di uno sprite, ma oggi analizziamo l'animazione di un solo sprite. Possiamo salvare lo sprite che abbiamo appena disegnato. Utilizziamo l'icona del dischetto, Save. Per conservare il file in un formato che potremo caricare nuovamente con SpriteMate, digitiamo il nome del file, ad esempio aereo, e selezioniamo la prima opzione. Salviamo un file SPM. La magnifica operazione che possiamo eseguire con SpriteMate è convertire in Basic lo sprite che abbiamo appena disegnato. Sempre tramite il comando Save possiamo digitare il nome del file. Poi selezioniamo Save as Basic 2.0. Il computer ci salva un programma in Basic già pronto con tutte le definizioni dello sprite che abbiamo appena disegnato. Per completezza, vediamo come caricare uno sprite precedentemente salvato. Dal menu File cancelliamo il disegno che abbiamo appena fatto, cliccando su New File. Poi, utilizzando l'icona Load, carichiamo il file SPM che avevamo salvato prima. Proviamo il programma che abbiamo scaricato da SpriteMate. Sia il programma in Basic che il file SPM dello sprite si trovano nella cartella dei download del nostro PC. Apriamo il programma in Basic. Per aprirlo, con il blocco note, ci sono due possibilità.
Con il tasto destro del mouse clicchiamo su Apri con e cerchiamo il blocco note. Oppure, sempre con il tasto destro del mouse, gli cambiamo l'estensione in .txt e lo apriamo con il blocco note. La prima cosa che notiamo è che è scritto tutto in minuscolo. Va benissimo, serve apposta per poterlo copiare e incollare nell'emulatore Vice. Se fosse scritto in maiuscolo, non si incollerebbe correttamente. Nel programma InBASIC generato da SpriteMate possiamo vedere tutte le istruzioni relative alla definizione dello sprite. Più avanti in questo video le analizzeremo. Oltre ai programmi automatici per generare ed editare gli sprite, li possiamo disegnare a mano, come si faceva una volta, convertendo poi i vari punti in numeri. Ci siamo risparmiati questa fatica, almeno per oggi. Bene, copiamo e incolliamo il programma InBASIC dello sprite nell'emulatore Vice del Commodore 64. È sufficiente selezionare tutto il programma e copiarlo. Avviamo l'emulatore. Nell'emulatore Vice utilizzare il menu Edit e poi cliccare su Paste. Come per magia, il nostro programma entra nell'emulatore del Commodore 64 senza doverlo digitare. Verificate bene che anche l'ultima riga del programma sia stata inserita, altrimenti dovete premere invio. Lo avviamo con il comando Run. Perfetto! Ecco il nostro sprite disegnato a doppia dimensione. Abbiamo completato il primo passaggio. Potevamo fermarci qua con uno sprite immobile? Direi di no. Facciamolo muovere utilizzando la tastiera del Commodore 64 e il joystick. I comandi per muovere lo sprite sono POC53248, X, POC53249, Y. X e Y possono essere compresi tra 0 e 255. Proviamo con la posizione X. Come potete notare, anche con il valore massimo 255, lo sprite non si posiziona completamente a destra del monitor. Questo accade perché il numero di pixel orizzontali del monitor è maggiore di 255. Per questo esiste un secondo registro che contiene il nono bit della posizione orizzontale. Ad esempio, supponiamo di voler muovere lo sprite alla coordinata x uguale 299. Aiutiamoci con la calcolatrice di Windows 10, in modalità programmatore. Il nono bit vale 1. Gli altri 8 bit che rimangono corrispondono al numero 43. Potevamo ottenere lo stesso risultato sottraendo 256 a 299, che corrisponde a togliere il nono bit da un numero binario. Quindi inseriamo i primi 8 bit della coordinata orizzontale con POC53248,43. Il nono bit della coordinata orizzontale va inserito con POC53264,1. Ecco che il nostro sprite si è mosso alla posizione X uguale 299. La situazione si complicherebbe se avessimo più di uno sprite. Infatti, tutti i noni bit delle posizioni orizzontali sono racchiusi nella stessa casella di memoria accessibile con POC53264, ma non è argomento di questo video. Relativamente alla posizione verticale, la coordinata non supera mai 255 pixel, pertanto si utilizza il solo comando POC53249 seguito dalla coordinata Y. Dopo questa lunga parentesi teorica, possiamo far muovere il nostro sprite. Ho realizzato questo bel programmino in Basic. Lo potete aprire con il blocco note di Windows 10. All'interno di questo programmino potete incollare il programma che avete scaricato da SpriteMate. Lo incollate dopo la riga 5 e prima della riga 2000. Per scaricare il programmino metto il link in descrizione. Oltre a mettere a disposizione il programma, elenco passo per passo tutti i passaggi di questo video. Nel programmino che scaricate ho già incollato lo sprite dell'aeroplano che ho disegnato prima. Ma voi potete incollare il disegno del vostro sprite. È sufficiente cancellare le righe comprese tra la 5 e la 2000 escluse ed incollare il programma in Basic versione 2 che scaricate da SpriteMate. Dovete prestare attenzione che le righe siano sempre con numero crescente. Perfetto, incolliamo tutto il programma nell'emulatore Vice. Ricordatevi di resettare l'emulatore prima di incollare il programma. Tramite il menu Edit Paste incolliamo tutto il programma che contiene sia la definizione dello sprite di SpriteMate sia il successivo programma per muoverlo. Verificate anche ora che l'ultima riga sia stata inserita correttamente.
Lo avviamo con il comando run. Perfetto! Ora potete muovere lo sprite. Se usate la tastiera, i tasti Q, A, N, M muovono lo sprite di 5 pixel. I tasti W, S, V, B lo muovono solo di un pixel. Potete anche vedere le coordinate correnti dello sprite. Il programma è calibrato per uno sprite disegnato con tutta l'area a disposizione, in cui siano state raddoppiate le dimensioni X e Y, lo avevamo visto prima in SpriteMate. Per muovere lo sprite è anche possibile utilizzare il joystick. Nel Vice il joystick è emulato dal tastierino numerico. Le impostazioni si trovano nel menu Settings, ancora Settings, Input Devices, Joystick. Impostare il joystick 2 come numpad. Per uscire dal programma in Basic che muove lo sprite, premere X. Possiamo salvare il programma su un dischetto virtuale D64 per poi caricarlo sul Commodore con SD2EC oppure con Kung Fu Flash. Nell'emulatore Vice, tramite il menu File, Create and Attach an Empty Disk Image, create un'immagine vuota di un disco. Poi salvate il programma che abbiamo appena incollato con il comando Save. Dopo aver chiuso l'emulatore Vice, per consentire di chiudere tutti i file, possiamo copiare l'immagine D64 su una memoria microSD ed inserirla nella Kung Fu Flash. Leo ci aiuta con il Commodore 64. Con il Commodore 64 spento, collegate la Kung Fu Flash nella porta d'espansione del computer e il joystick in porta 2. Cerchiamo, selezionandolo dal menu della Kung Fu Flash, il programma che abbiamo appena realizzato. Perfetto, funziona! Per chi ha ancora un po' di pazienza, analizziamo il programma in Basic che abbiamo realizzato. Le prime righe contengono un po' di commenti. Le righe comprese tra la 10 e la 1040 contengono lo sprite generato da SpriteMate. Si definiscono i colori dello sprite multicolor alle righe 40 e 50. Si imposta lo sprite come visibile alla riga 60 e si caricano i byte che contengono i vari pixel del disegno alla riga 70. I dati dello sprite sono elencati con l'istruzione data presenti alle righe 1010 e 1040 e vengono letti in sequenza tramite l'istruzione read. Poi, tramite POC, vengono inviati ad opportune locazioni di memoria RAM. Proseguono le successive definizioni dello sprite. Alla riga 100, la definizione del blocco di memoria che contiene i dati dello sprite. La posizione iniziale, che abbiamo visto prima, alle righe 110 e 120. Alla riga 130, la definizione dello sprite multicolore piuttosto che monocromatico. La doppia dimensione orizzontale e verticale alle righe 140 e 150. Dalla riga 2000 in poi c'è il programma in Basic per muovere lo sprite da tastiera e da joystick collegato in porta 2. Dalla riga 2000 alla 2070 il computer visualizza e monitor la leggenda dei comandi disponibili. Lo sprite viene posizionato alle coordinate X e Y tramite le righe che vanno dalla 2100 alla 2210. Se le coordinate sono cambiate rispetto alla posizione corrente, viene effettuato il controllo sulle nuove coordinate. In questo programma, ad esempio, lo sprite non deve uscire dall'area visibile. Dalla riga 2160 alla riga 2190, le coordinate X e Y vengono imposte allo sprite, tenendo anche conto che la coordinata X può essere superiore a 255, come abbiamo visto prima nella spiegazione. Alla riga 2200, il computer scrive a monitor le coordinate correnti X e Y dello sprite. Poi viene salvata la posizione dello sprite per valutarne lo spostamento al prossimo ciclo. Dalla riga 2500 alla 2600 comprese, il Commodore 64 legge la tastiera e inserisce il tasto che abbiamo premuto nella variabile C$. A seconda del comando, sposta lo sprite in avanti, indietro, a sinistra e a destra. È possibile scegliere di spostarlo di 1 o 5 pixel. Relativamente ai comandi del joystick,
sono presenti dalla riga 2700 alla 2790. Il Commodore 64 legge la posizione del joystick alla riga 2710 e la inserisce nella variabile A. OR16 serve per ignorare il pulsante Fire, considerando solamente le 8 posizioni della leva del joystick. In base alla posizione, lo sprite si muove sul monitor. A differenza dei comandi da tastiera che consentono di muovere lo sprite un solo passo alla volta, con il joystick il movimento è continuo e contempla anche le 4 diagonali. Con la riga 2800 il ciclo principale si ripete. Per uscire dal programma si deve premere X. Bene, spero che anche questa puntata del videocorso sul linguaggio Basic vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Per essere avvisati quando usciranno altri tutorial, esperimenti e recensioni relativi ai retrocomputer e le successive puntate del corso sul Basic, vi suggerisco di iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.